Aspetta. Oddio. Non tiene. Decisamente non tiene. Ci abbiamo Superman locale. Ciao Superman, ci darà una mano. Bravo Superman. Ce l'ho fatta. No. Ok, si appoggia alla tua struttura. Salve a tutti, sono Dolan Gamer e bentornati su Balance City. Siete pronti a rovinare la vita a qualche altra nazione nel mondo? Sì, perché in effetti ci aspettano ancora un bel po' di città. Oggi potrei rovinare la vita ai newyorkesi, ai berlinesi, ai buenos airesi, ai rio de janeiresi, che ovviamente si chiamano così le varie popolazioni. Ma prima ho notato una cosa. Primo, mi sono accorto che posso spostare le cose nel menu, cosa che non si può fare nel gioco. Quindi posso rovinare... Oh, ho piovuto la statua, dicevo. Quindi posso rovinare la vita già alle genti del menu. Ma soprattutto ci sono un pochettino di missioni. Io ne ho già fatte alcune perché servivano per bloccare le cose del gioco. Ma ce n'è una in particolare che mi è interessato parecchio. Riusciremo a costruire una città facendola stare in perfetto equilibrio, ma con gravità invertita? Saranno cacchi in mani. E il bello è che questa volta ho anche Donald Trump come mio assistente, se non ce la fa il buon Donald. Signor Donald, signor Presidente, come va la vita? No, mi va via così. Allora, quindi se ho capito bene, dovrò mettere gli oggetti da sopra il limite. E loro, oh, vanno verso l'altra parte. E sì, ciao, devo avere a parte una mira incredibile, eh. Che diavolo succede? Dove diavolo sono andati gli edifici? Diamo un'occhiata sopra. Sì, me ne sono accorto, Donald. Sembra che la gravità si stia comprando in maniera abbastanza bizzarra oggi, eh. Ma costruiamo in ogni caso una città sotto sopra e vediamo fin quanto alta possiamo farla. Donald, mi pare un po' eccessivo. Cosa non si fa per essere eletti Mr. President? Il problema veramente è riuscire a pigliare in maniera perfetta. Già normalmente questo gioco è complicato ed è fatto apposta per praticamente non essere quasi vinto. Ok. Ora, il problema è che dobbiamo mettere le centrali. Devo essere veloce. Una e due. Veloce. Cosa è successo? Non mi aspettavo che andasse in questo modo, decisamente. Il problema è che il peso è distribuito in maniera veramente pessima. Vabbè, poco male, io continuo a cercare di mettere qualche cavolo di... Oh mio Dio, come stavo andando male. Di ufficio. Non riesco a metterli dritti, però. Non riesco decisamente a metterli dritti. È praticamente impossibile a farla dritta perfetta. Oh mio Dio, il problema è che... Presumo se raggiungiamo questo limite, le strutture cominceranno a cadere verso il basso. E potrebbe complicarsi abbastanza. No, l'ultima l'ho messa stortissima. Ripeto, magari la posso cavare? Ah, li posso cavare allora. Devo cercare di farli cadere i dritti, il più dritti possibile. Non fare minchiate da Long Gamer. Non fare minchiate da Long Gamer, forse ce la fai. Convertiti, ti prego. Non si converte, che cacchio. Allora, cerchiamo di farli cadere un pochettino più vicini stavolta. Vai. No, quello non era vicino, aspetta. Ok, si dovrebbe unire, perfetto. Buono, e a 186 ci siamo arrivati. Sarà impossibile ottenere un grattacielo pulito. Aspetta allora, eliminiamo magari le case qua sotto. No. Ma porca di quella iper... Ok, la situazione ha preso una piega veramente inaspettata. Forse la posso risolvere. Ok, devo solo far ricadere gli edifici in maniera molto ordinata, facendo finta che tutto ciò che è appena accaduto non sia mai accaduto. Ok. A posto, nessuno ha visto niente. Perché Allora io potrei provare a mettere qualche altra centrale. Per quanto è tipo rischiosissimo. Se questo si cappotta è finita. Aspetta, vai. No, piano. No. Male. Beh, ho sbagliato. No, ho rimosso dalla parte sbagliata, sono un pirla. Nessun problema, si può rifare, abbiamo la tecnologia. Ok. No. Raddrizzati. Ho fatto una faticaccia incredibile per mettere le due cose bilanciate, ok? Cos'è una cosa? Ma se metto un doppio ascensore in modo tale da avere un punto di riferimento? Vediamo un po'. A meno che non cada verso il basso. No! Ok, ancora la gravità ha un attimino qualche dubbio. Però così facendo ho un discreto punto di riferimento. Non è perfetto, ma è meglio che niente. Decisamente molto più pratico. Io spero che le case si uniscano in ogni caso. Scusate. No! Aspetta, mi è venuto fuori un ghetto. Perché mi è venuto fuori un ghetto? Perché non abbiamo posti di lavoro, porco cane. Ok, mettiamogli anche i posti di lavoro, così sono tutti più contenti. Perfetto. Mettiamogli un po' di alberi e la cosa dovrebbe andare molto meglio di prima. Ok, si stanno cominciando a evolvere, ma quelli là sotto non ce l'hanno fatta. Niente, dobbiamo continuare ad andare in questa direzione. Allora, aspetta che gli mettiamo un pochettino di strutture. Oh, ok, evolve. Perché ti evolvi sopra? Devi evolverti sotto. Sotto, gioco. Sotto. E il bello è che adesso chi è così furbo da andare a toccare sti cavolo di grattacieli? Sono mica scemo io. Ok, si è convertito anche sotto.
Oh, perfetto, pian pianino si sta convertendo. Oh, si è convertito in un unico grande palazzo. Ok. Aspetta, a sto punto gli no, ma non potete che mettere le centrali quelle a energia solare, perché se fossero sotto sopra ancora, ma sapete che il pinnacolo brucia le cose, quindi è meglio evitare. E in teoria possiamo continuare a mettere un po' di case, sperando che la situazione non degeneri troppo, eh. Ok, questo era abbastanza centrale. Gioco, non rompere le scatole. Oh, finalmente. Aspetta che ho un cago incredibile che si rovini la cosa. Quindi vediamo di mettere un altro paio di uffici da solato. Allora, cerchiamo intanto di far convertire l'ufficio, visto che il peso è abbastanza equilibrato. Mi diventi un grattacielo. Ah, no, di nuovo i cubi sminchiati. No, 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 no. Cattivo gioco. Cattivo gioco. Riequilibrati. E adesso dovrei poter ottenere un grattacielo lavorativo. Posso? Uno? Molto meglio. Che peraltro queste strutture sono completamente sotto sopra, ma vabbè, dettagli. Ok, era un po' sghemba, ma forse ce la dovrebbe fare. Buono, si è convertito. Voi non avete idea di quante volte ho rimesso le parti? Mio Dio, ok. Però se qua sopra gli mettiamo un po' di piattaformine con gli alberi, dovrebbero vivere tutti felici e contenti. Più natura? Ancora più natura? Dite, quanta natura volete? Ok, unisciti, unisciti. Ok, si è unito, non diventerà mai un grattacielo unico. Sperando che non sbilanci il tutto, se no lo dovrò cancellare alla velocità della luce. Ok, si è unito. Incredible, incredible. Questo dovrebbe aumentare parecchio la nostra popolazione. Quindi possiamo ribilanciare quest'altra parte con un altro ufficio. E siamo a posto. Dovrebbe diventarmi un grattacielo pian pianino. Dovremmo essere a posto in teoria. E grattacielo? Perfetto. Oh mio Dio, questo mondo non ha minimamente senso. Ma vabbè, dettagli. Allora, io adesso in teoria dovrei poter continuare a mettere le case. Il mio unico dubbio è che succede se superiamo di qui. Cade di qua o cade di là? No, la gravità è ancora in quella direzione. In verità questo ci semplifica parecchio la vita. Anche se non ne sono proprio interamente convinto, stiamo raggiungendo il limite di popolazione. Appena sta roba cade di sotto è un macello. Aspetta un attimo che c'ho una mezza idea. In teoria è fattibile se uso gli ascensori in modo tale da poter mettere le centrali a carbone qua sopra. Forse posso evitare che l'impatto sia troppo forte, in modo tale da dare una pacca troppo forte da una parte o dall'altra. E facciamo una paraculata. Ne metto una al centro, piano, in modo tale che non ci sia troppo peso ai lati in un unico momento. Aspetta, non è facile, non è facile. Buona, buonissima idea. E ora elimino questa. In teoria a posto. Buono, 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 buono. Non so, cioè, appena cadiamo di sotto qua viene fuori il macello, ma il solo fatto di essere riuscito a costruire quasi una città sotto sopra è una bella cosa. Però dobbiamo pararci un pochettino il chiurlo, perché se sta roba cade in maniera così priva di equilibrio, F-Ned. Abbiamo il grado di approvazione del pubblico zero, ma onestamente come biasimarli? Solo io e Donald Trump potevamo decidere di fare una costruzione sotto sopra. Ma vabbè, dettagli. Siamo dei geni incompresi. Ciao Donald! Più alberi, alberi come non ci fosse un domani. Uli! Ok, si stanno convertendo. Oh mio Dio! Guardate la quantità di piccioni che c'è qua! Via! Via, maledetti piccioni, rompiscatole! Ma che cacchio! I piccioni mi creano confusione. Oh, io devo arrivare sotto? Oh, ma siete scemi nel cervello. Il problema è che per farlo dobbiamo sempre avere zone verdi dovunque. Oh mio Dio, se questo si... Oh, perché era tutto mezzo distrutto? Mi è preso un colpo. Mi è preso un big colpo. Questo è un problema. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 no. Cancellami. Ah, ah, ok, ok. Piano, piano, ne possiamo parlare. Ok. Ce la stiamo facendo. Con calma, ce la stiamo facendo. Quindi continuiamo a mantenere le zone verdi in modo tale che la gente non si lamenti. E da quest'altro lato dobbiamo costruire ancora uffici, anche se secondo me sta storia finirà male. È una di quelle sfide veramente impossibili da mantenere, dai. Cioè, ci stiamo arrivando, piccioni via, puzza via. Buono, uno dei grattacieli si è convertito. Ora non ci starà che aspettare anche questo. Buono. È più facile costruire una città sotto sopra che una città dritta a momenti. I casi della vita. Cioè, ste cose cadranno fuori tantissimo, Non sopravviveremo mai in nessun universo parallelo a sta caduta. Continuiamo ovviamente a piazzare zone verdi, perché sennò ci romperanno le scatole. E continuiamo a piazzare case da una parte e uffici da quell'altra. Ormai la costruzione è abbastanza semplice da questo punto di vista. Anche che ci stiamo anche allontanando, anche se per quanto prima o poi dovremo costruire altre centrali e non potranno avere corrente elettrica ancora per molto. Ok, tra 2 secondi avremo altri 2 grattacieli da solato. Però ho paura che il peso sia eccessivo. Quindi controbilanciamo con altri uffici per il piccola città del DeLong Gamer / Donald Trump. Ed ecco che abbiamo di nuovo problemi di elettricità. Effettivamente non c'è scritto che io debba per forza avere una città perfettamente funzionante. Quindi in teoria, se arrivo abbastanza sotto, la bilancia non dovrebbe più pendere da nessuna parte. Quindi dovremmo essere, penso, quasi a posto. Ah, ma loro non si convertono perché non c'hanno elettricità. Questo è un gran problema. Allora, potremmo usare la statica di prima. Mettiamo un peso eccessivo al centro, così che mettere dei pesi qua non dovrebbe cambiare più di tanto.
Buono. E ora eliminiamo la centrale qui. Ok, ok. Buono. Perfetto. No, Ciccio. Ah, bravo, eh. Ma che posti di lavoro ce ne abbiamo? E anche questo si dovrebbe convertire in una frazione di secondo. Ti prego. Ti prego con calma. Vedo tutto che si sbilancia un attimino, quindi mi cacco. Ok, e ok. Non so come stiamo facendo. Onestamente non so come stiamo facendo. Ovviamente dobbiamo continuare a mettere le zone verdi, perché sennò ci rompono le scatole. Ma oh, abbiamo di nuovo problemi elettrici però. L'elettricità fin qua non ci arriva. Oh, ma dai, ma che rompiscatole. Vabbè che siamo più nei zeppi di peso al centro, eh. Oh, io provo ad arrischiarmi, ma mi cacco tanto. Da dove prima? Prima di qua, poi di qui. Ok. Ok. Ancora va bene. Non so come, ma ancora va bene. Ormai abbiamo raggiunto la piattaforma sotto, quindi in teoria parte... Che c'è? Che c'è? Donald, che vuoi fare? No, 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 non adesso! Non adesso, mi serve un secondo in più! Mi serve un secondo in più! No, 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 non azzardare... No, 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 non adesso! No, 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 no! Aspetta, 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 aspetta! Oddio, oddio, oddio! Non tiene, decisamente non tiene! Più o meno! Ah, ah, ok, ok, ok! No, 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 piano, piano! Ok, ha tenuto! Più o meno ha tenuto. Abbiamo perso un po' di persone, ma ha tenuto, non ci possiamo lamentare. Sono diventato il guardiano della gravità. Yay, veneratemi. Come ho fatto non lo so. Sta sfida era fetente. Abbiamo un attimino un po' di alberi da ripiantare. Qualche centinaio di morti. Ma vabbè, dettagli, ce l'abbiamo fatta. Come ho fatto a far sto livello? E la gente pure che dice, bravo, sei un genio. No, sono un pirla, sono uno fuori di testa. Buono, allora, vediamo a chi roviniamo la vita quest'oggi. Ah, abbiamo tante popolazioni, ma Rio de Janeiro è quella che mi ispira di più. Ma sì, dai. Va, che bel posticino. Ciao, Donald, come va la vita? Benvenuto a Rio de Janeiro, dobbiamo far pratica con il nostro portoghese. Sto cavolo. Allora, abbiamo ben tre isole stavolta. Sì, ciao. Vabbè. Donald, che c'è? Ah, che devo stare attento al crimine e alle rivolte popolari. Bene. Allora, usiamo la solita tattica che finora non ci ha mai tradito male, con le classiche centrali ai lati. Ascensorino centrale, ovviamente a Rio abbiamo le palme. E poi costruiremo uffici da una parte e case da quell'altra. Non dovremmo avere troppi problemi, sperando di avere ovviamente abbastanza energia elettrica. E dovremmo stare attenti alle zone verdi. E da quest'altra parte invece ci mettiamo le case dei nostri abitanti di Rio. Cosa c'è, Donald? Ora posso costruire il teatro municipale. Aspetta due secondi, Donald. Sono già traumatizzato, male di mio. Ok, ci dovrebbero convertire senza problemi. Va, che spettacolo. E in meno che non si dica, dovremmo avere il nostro primo grattacielo. Ah, no, non posso superare il limite. Teatro municipale, non lo metto. Ah, potrei mettere tipo qua in mezzo. È una zona un po' chiurlo. Allora, aspetta un secondo. Mettiamo intanto la stazioncina dei treni. Piano, non mi incasinare troppo. Ok, è partito il treno, siamo a posto. E qui possiamo mettere il teatro municipale. Olè, ha sbilanciato un attimino, ma siamo a posto. E questo ci porta a un limite maggiore, che vuol dire che ci dobbiamo fare il primo grattacielo. Olè. Aspetta che mi faccio furbo stavolta e metto zone verdi direttamente sopra ogni centrale. Dovrebbe un attimino, ma non dico troppo, ma un attimino ridurre ovviamente i danni delle centrali a carbone. Davvero, mi piovono palme, dicevo. Purtroppo le centrali eoliche o quella energia solare è un bel problemone. Aspetta che gli metto alberi come non ci fosse un domani. Alberi dovunque, sarà praticamente una giungla. Oh, guarda il fetente cosa ha fatto. Ora me lo converti? Madonna, sto gioco ogni tanto lo legnerei malo malo. Olè, cosa? Già un altro monumento? Donald, devi darmi due secondi, tesoro, però, eh. Guarda sto tizio che si crede lui il sindaco. Ah, i Donald moderni, una cosa incredibile. Allora, qua abbiamo un altro grattacielo, cosa... Cos'è? La cattedrale di San Sebastiano? Non la metto. Qua, te la metto qua, va che bella. Qua in cima la posso mettere? Così, guarda, si erge tutta bella. Quando devi andare in chiesa devi scalarti le montagne, praticamente. Chi non vorrebbe scalarsi le montagne per andare in chiesa? Aspetta che ovviamente gli uffici sono sminchiati, se no non è sto gioco del manga. Ora me lo converti? Molto gentile, appena un secondo. E noi andiamo su ancora in questa di... Oh, per un secondo si è imbizzarrito lui, eh. A questo lato ovviamente mettiamo altre zone verdi, perché cerchiamo di metterne quante più possibile, in modo tale che non mi freghino poi col... A me questa zona non piace. Sto gioco ce l'ha con me oggi, non vuol mettermi gli uffici. Gioco, ti ribelli? A me. Ma porca di quella porca, voglio uffici, uffici, grazie, tutti uniti. Ora il problema è cercare di forzare una strada qua. Allora, mi faccio furbino. Se io ci metto un paio di case qua, che non dovrebbero starci, ma fotte sega, e gli ci metto una strada sopra, in teoria dovrebbe essere più o meno dritto. Più o meno, è così che posso mettere tranquillamente qui la prossima centrale. Cioè, mi odieranno tantissimo, eh. Anzi, aspetta, mettiamo la prima di qui e dopo di qua, visto che il peso è mal distribuito. Uè, uè, macchine, macchine, ok, si sono ripigliate le macchine. Per un secondo si erano imbizzarite malo malo.
Buono, buono, buono. Che vuol dire che possiamo continuare a metterci sopra le zone verdi. Perfetto. Con tutti gli alberelli. Ecco qua, anzi, le palme. Perché loro stanno con le palme. E dovremmo essere a posto. Allora, aspetta che hanno detto che vogliono anche... dobbiamo stare attenti alle rivolte. La centrale di polizia qua in mezzo mi ci sta. Perfetto. E possiamo mettere anche i pompieri. E ovviamente lo spadalo. Che te lo metto tipo qua. Ok, credo si cappottasse tutto. Sta andando bene. Stiamo procedendo bene, non ci lamentiamo. Vediamo se mi dai sto cavolo di grattacielo. È 3 ore che... Oh, grazie gioco. Solamente 26 anni mi hai fatto aspettare. Ma dimmi te, ci lamentiamo della lente... Non era quello che volevo. Stanno derubando un cittadino. Dove? Ma porco cane, pula, veloci. Fanno un cavolo la pula da ste parti. Buono. Dicevo, ci lamentiamo tanto delle costruzioni in Italia. Ma vabbè, ok. Sta venendo fuori anche una città abbastanza ordinata, eh. Sta diventando un pampino praffo. Buono, e noi continuiamo a far crescere la città, sperando di non far troppe boiate. L'energia elettrica sarà probabilmente la rogna maggiore che avremo. Perfetto, lui sta continuando a convertire. Converti. Oh no, abbiamo già di nuovo problemi elettrici, porca di quella porca. Teniamoci pronti già per il prossimo grattacielo. E di qua possiamo anche mettere un altro po' di edifici. Dovremmo continuare, penso, con le centrali a carbone, purtroppo. Aspetta, che ne metto ancora una qui. Oddio, l'ho visto male. E un'altra di qua. E ora siamo di nuovo a posto e si è fatto il grattacielo. Cortesemente, qua gioco quando hai un secondo. Olè! E adesso mi danno... Oh, la statua del Cristo Redentore. Guarda, te la metto qua. Va che bella la statua. Oddio, per un secondo lui sta un po' di lato. Perfetto. Buono, 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 non sta succedendo niente. Ci manca ancora la base di militari, eh. Aspetta un attimo. Posso fare il furbino e la mettiamo in culolandia? Tanto a noi servono le postazioni dei missili SAM. Guarda, te la metto qua, non dovrebbe dar fastidio a nessuno. E se ci attaccano mettiamo un po' di postazioni missilistiche in giro. Ecco, decisamente non così. Non volevo una postazione missilistica lì, ma ci siamo capiti. Però le possiamo tipo mettere di qua. Oh, così che se venissero gli alieni a romperci le scatole, pa pa pam, che ti riempiamo di colpi. No, via gli uccelli dal monumento, ma porca di quella porca. Buono, in teoria noi possiamo anche mettere un po' di case da questo lato. Se la strada non fa cadere le centrali, diciamo che non gradiscono tanto vivere qua sti cicci, eh. Noi ci facciamo furbi, gli mettiamo praticamente un po' di zone verdi, in parte un paio di alberi, e loro ci dovrebbero essere rimanere fregati tantissimo. fregati alla grande. Così dovremmo avere anche un po' di edifici da quest'altro lato. Potremmo riuscire a fare una gran bella costruzione stavolta, eh. Se non ci rompono troppo le scatole. Un incendio, attenzione, attenzione, perfetto, spegnetemi l'incendio, buono. Qua continuiamo ovviamente a far crescere la nostra zona di lavoro, che entro 5 secondi mi dirà: ma non c'è corrente elettrica. No, però adesso non rompono le scatole. Di qua mettiamo un altro po' di case. È un miracolo che sta storia non sia ancora crollata. Vediamo. Il solito piano malefico del The Long Gamer moderno, ovvero gli mettiamo gli alberelli in parte. E loro dovrebbero cascarci tantissimo. Però non mi hanno fatto un edificio. Ok, ok, piano. Aspetta che togliamo questi cavoli di uffici, li mettiamo un po' meglio. Così vediamo se adesso ti decidi a convertirli. Abbiamo un nuovo monumento. Cos'è il sambodromo? Dove lo metto il sambodromo? Ma, lo posso mettere qua sopra? Che se vuoi andare a vedere la samba... Ecco qua, sambodromo! Olè! E i cicci che ballano tranquilli. Guarda, sei tutta contenta e felice. In parte la base missilistica. Così se suonano male, gli tiriamo un paio di missili. Tutti i fici contenti. Da qua, il porco cani di piccioni. Buono, a parte qualche problema di equilibrio, stiamo procedendo abbastanza bene. E in men che non si dica, dovremmo avere un altro grattacielo lavorativo qua. Abbiamo oltre 600 abitanti. Perfetto. Aiuto. Qua mettetemi un altro coso. Da dove faccio progredire? Perché potremmo mettere un po' di case anche qua. Buono. Per quanto vivere in parte alla centrale non piacerà a nessuno. Oh, è piovuta una signorina. No, abbiamo perso un po' di genti. Ma c'erano 5 persone che ballavano, adesso ce ne sono 3. Vabbè, dicevano che ballare fa bene. A quanto pare neanche tanto. Mettiamo un altro po' di verde in giro. Va che spettacolo. Sembra tipo una città post-apocalittica, ma vabbè. Però in maniera molto paraculesca io potrei costruire un po' di case anche da solato, ora che ci penso. Sì, a quanto pare lo possiamo fare. Si convertiranno in men che non si dica. Ottimo. No, si è convertita la zona centrale. Quanto odio sto gioco quando fa così, ma da... No, almeno a 1000 ci devo arrivare. Così possiamo sbloccare il Maracanã, lo stadio. Non lo metto io il Maracanã se me lo sblocchi. Riuscirà il nostro eroe a mettere un intero grattacielo su sto lato senza far casini? Ce la può fare. Ce la possiamo fare. Ancora non si è capotato. Che cavolo di costruzione che non è questa. Va che spettacolo. Ok, se si converte è fatta. E anche sta zona è... Che spettacolo. Che spettacolo. Mettiamo anche un po' di palme anche qua. Chi non vuole vedersi le palme all'8000° piano?
Cioè, chi è che parte detto va a vivere in un grattacielo che è sopra un grattacielo che è sopra un ospedale, eccetera. Abbiamo dei dubbi costruttivi da queste parti e non ci assumono. Cos'è? Eh sì, il Maracanà. Non lo metto. No, davvero, non lo metto? Ah, ci sta qui? È una zona brutta brutta per metterci uno stadio, onestamente. Beh, se mi faccio furbo, piazzo una casa qua. Ok. E sopra la casa il Maracanà. Olè, no, 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 no. Ok, ok, stavamo per perdere lo stadio per un secondo. Ah, l'ho visto brutto. Abbiamo completato Rio de Janeiro. Incredibile. Incredibile. Ok, però il Maracanà non lo vedo per niente bene. Proviamo a raddrizzare un pochettino lo stadio. Portate pazienza, stanno derubando un cittadino. Dove? Pula, veloci. Beh, fatemelo almeno raddrizzare sto buio di stadio, perché sennò la prima volta che ci va qualcuno. Ok, è un attimino meglio. È messo un attimino meglio. Guarda, ci mettiamo anche un po' di centrali eoliche. No, decisamente le centrali eoliche non vogliono stare sul Maracanà. Beh, magari se le metto stando bassino, vediamo. Ok, giusto una questione di equilibrio praticamente perfetto. Così mentre vai al Maracanà c'hai praticamente sopra un'intera turbina eolica gigantesca. Va, che spettacolo. Se non è un abuso edilizio questo, non so io cosa. Va, il miglior Maracanà. Lo mettiamo anche sopra la cattedrale? Ma sì, il progresso non guarda in faccia nessuno. E ridendo e scherzando, però funziona tutto. Abbiamo perso tutti i ballerini. Devono essere morti affogati malo malo, eh. Wow, 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 sono arrivati gli UFO. Oh, 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 no, potrebbe essere un problema. Adesso ci attaccheranno. Ah, aspetta, postazioni missilistiche dovunque. Postazioni missilistiche dovunque. Attaccatemi tutti gli UFO. Madonna, no, 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 male, 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 male. Oh, madonna, sono partiti i missili, no, non avevano speranza. Non avevano speranza. Li abbiamo spappolati di brutto gli alieni stavolta. Almeno chiedo buon paraculone. Posso anche continuare a costruire, per quanto abbiamo evidenti problemi da un punto di vista energetico. Ah sì, potrebbe essere un big problema. Cioè, non mi dire che mi fa stare un alto grattacielo qua sopra. Ci sta. Non so come, ma diciamo che ci sta. Ho genuinamente paura. Se me lo converte, io vi giuro, ho genuinamente tanta paura. Guarda, per convincerli a convertirsi gli mettiamo anche un po' di alberi qua sopra. Ok. Oh mio Dio, un alto grattacielo. 1173 persone non l'abbiamo mai messo. Questa è la più bella Rio de Janeiro che abbia mai vista. C'erano un po' di piccioni in giro, ma vabbè, dettagli. Piano, ok. Il bello è che quando mettiamo le centrali il gioco non si sbilancia neanche più praticamente. Ok, ultimo grattacielo lo mettiamo da questo lato. Potrebbe essere un problema però. Non abbiamo abbastanza edifici lavorativi. Allora, abbiamo anche problemi di energia. Quindi dobbiamo mettere un pochettino di centrali eoliche in giro. Piano. Più o meno. Oh, 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 no, 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 incendi qua no, ragazzi, spegnetemi l'incendio, veloci. Un meteorite. Ah, beh, siamo pieni di basi missilistiche. Non è che sto a preoccuparmi del classico meteorite che deve rompermi le scatole. Wow. Ok, l'abbiamo distrutto in aria. Cos'è? Un supereroe? Ci abbiamo Superman locale. Ciao Superman, ci darà una mano. Bravo Superman. Bravissimo Superman. Guardi, però io stavo finendo proprio le ultime cosine. Devo mettere giusto un paio di edifici che si convertono in grattacielo. E la nostra, beh, da Rio de Janeiro è venuto un piccolo capolavoro. Non abbiamo fatto neanche troppe minchiate. Va, che spettacolo, va dai. Potremmo continuare, ma chi se ne. Cioè, abbiamo un po' di casini in giro. Ma mai visto una Rio de Janeiro così pella. Bah, è partito Superman. Guarda, c'era uscito, c'era il cattivone e lui subito è andato. Ma che bello avere Superman. Bravo Superman. Buono, buono, buono. Sono molto soddisfatto. Wow, ci ha attaccato Godzilla. Anche Godzilla a quanto pare non gli piace lo stadio. Vabbè, c'è anche il nostro supereroe che sta cercando di buttarlo giù. No, Godzilla mi ha distrutto le turbine eoliche. Godzilla, veramente sei un fetente. Buono, dai, abbiamo tempo per un ultimo scenario veloce. Vediamo come va. Potremmo andare a Berlino. Dai, sì, sì, oggi torniamo un attimino in tema più europeo. Perché ci sono due piattaforme? Ciao, Donny, dimmi tutto. Donny, non mi parlare in tedesco che capisco malapena l'italiano come lo parlano i ragazzi oggi. Allora, abbiamo due piattaforme, che sia Berlino Est e Berlino Ovest riunite. Ah, ok, 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 ci può fare, non è un problema. Gli ci metto anche le strade, cosa vuoi di più dalla vita? I berlinesi mi ameranno tantissimo. Guarda, strade come non ci fosse un domani. Non è male, in verità. Ci dà la possibilità in futuro di mettere i magari monumenti da una parte. Questa mi piace un bel po'. Gli mettiamo anche un po' di treni. Gli ci mettiamo un po' di natura, che la Berlino mi piace au naturel. Va, che spettacolo. Ecco, adesso vengono le situazioni un pochettino più complicate. Mettere le centrali non sarà semplice. Devo essere veloce, piano, che mi incasini le strade. Ok. Ok. Ora mettiamoli subito alla doppia centrale. Ok, non abbiamo fatto troppi casini con le macchine. E qui possiamo andare di strutture abbastanza classiche. Ho messo la stazione un po' troppo centrale, Quindi dovremmo fare qualche variazione alle nostre strutture classiche. Poco male, nulla di eccessivo, Dovremmo solamente spostare un attimino le case quando le avremo. Ma, oh mio Dio,
Le strade pongono un interessante quesito, non mi riuniranno mai questo edificio, porco cane. Ma io sono un pompino furbo e ho usato una piattaforma di terra per riuscire a far star tutto. Il treno mi si è bloccato male male sulla piattaforma. Vabbè, la Trenitalia di Berlino è andata, mi spiace ragazzi, ci abbiamo provato. Ora, le case invece... Oh, guarda che fortuna. Possiamo metterle in teoria qua sopra. Posso... Cos'è che posso costruire? La porta di Brandeburgo? Ok. Aspetta che dobbiamo anche mettere un po' di alberi, se no non mi si convertono gli edifici. E voilà. Mettiamo giusto le case un pochettino più vicine e dovrebbero diventarmi un edificio unico. Quanto è grande la porta? Parco di quel porco ca... Non la metto. Aspetta, c'ho gente che mi si lamenta. Come gente che mi si lamenta? Adesso! Portate pazienza, pula! C'è gente che mi si rivolta. Porca di quella porca, andatevi a fermare. Aspetta che li metto subito all'ospedale, che non rompano la ciolla. Ecco qua, così la smetti di lamentarti. Ok, situazione a posto. Dicevo, se usiamo accuratamente le centrali, dovremmo poter distribuire abbastanza bene il peso. Piano, molto furbescamente. Imbruttiranno un po' l'ambiente, ma fatte sega. E ora posso mettere la porta di Brandeburgo. Ah, cerchiamo di essere molto veloci in caso di rogne. Porta. Ok, ci sta, bellissimo. Berlino sempre più bella. E per il resto, salvi intoppi, dovremmo poter continuare a costruire edifici come non ci fosse un domani. La Berlino mi deve crescere tantissimo. Ecco qua, uffici da una parte, case da quell'altra. Che se no la Merkel mi licenzia, porca di quella porca, stiamo attenti. E voilà. Aspetta, facciamoci furbi, siccome siamo tanto vicini alle centrali, dobbiamo mettere anche un po' di alberi qui. Vediamo se la situazione si sistema. Oh, spettacolo. Posso costruire una colonna. Quanto è grande. Ah beh, è una colonnina semplice, semplice, guarda. La mettiamo qua. Oh, devo dire che Berlino mi piace già tantissimo, Buono, qui dovremmo avere un altro bel grattacielo per i nostri palazzi lavorativi. Attimo, e pian pianino stiamo crescendo senza eccessivi problemi. Potremmo addirittura azzardarci a costruire da questo lato, Però è un grande azzardo. Però potremmo intanto provare a mettere un po' di case, per quanto siamo letteralmente in parte alla centrale, quindi di sicuro un po' si incacchieranno. Hanno bisogno degli uffici, quindi le due zone contano come entità separate. Beh, in teoria se non ci rompono troppo le scatole, potrò metterli direttamente da questo lato e casomai ci metterò gli eventuali monumenti sopra. In teoria ci dovrebbe andare bene. Dobbiamo solo assicurarsi che le zone abbiano abbastanza verde, così che si convertiranno senza che i cittadini mi si ribellino malo malo. E dovremo avere il nostro bel palazzo. Uli! Questa volta stiamo costruendo una città decisamente molto più variegata delle altre. Ok, non abbiamo mai costruito in questo modo. Soprattutto le doppie strutture ci permettono di variare un attimino. Aspetta che mi servono anche i vigili del fuoco, quindi li possiamo mettere tranquillamente qui in caso di necessità. Ma salvo intoppi, dovremmo avere il nostro primo grattacielo di qua. Qua avremo un'altura di scatole perché abbiamo un po' di natura. Occhio più che cadono gli alberi. Ma se mettiamo un po' di alberelli qui, la gente ci dovrebbe essere ingannata e convertire il tutto in un unico edificio. Unico edificio? Grazie, quando avete un secondo. Ah già, non abbiamo gli ascensori, è vero. Ah, lo metto qua, vediamo se la sua influenza raggiunge pure questa zona, che non sarebbe male. No, a quanto pare di là non ci arriva, ma questo forse lo piglia senza eccessivi problemi. Ale! Wow, wow, che è successo? Ciccio, Ciccio, ripigliati! Ci sono tanti posti lavorativi, perché di colpo si è sminchiata la storia? È come se fossero diminuiti imprudenti i posti di lavoro. Ciccio? Forse perché si è allontanato troppo. Oh, questo è un problema. Allora, facciamoci furbi e gli costruisco un paio di edifici qua in parte lavorativi e loro dovrebbero essere felici e contenti. Quindi c'è anche un problema di prossimità. Aspetta che provo a mettergli un ascensore qua in mezzo. L'ascensore, così possiamo anche far salire i turisti sulla colonna, che è bellissimo, fidatevi. Ok, si è convertito. Ce l'abbiamo fatta, però pendiamo un attimino malo, Dovremmo stare molto attenti. Beh, a sto punto, visto che questo edificio lavorativo è inutile senza che ci siano abitanti, ci piazzeremo le case qua sopra. Così è direttamente il posto di lavoro sotto casa, cosa vuoi di più dalla vita? È perfetto, stanno arrivando anche i terremoti. Benissimo, benissimo, proprio adesso che mi danno i nuovi big monumenti faghi. Aiuto, ok, tiene tutto via Pichun. Giusto un piccolo incendio, che ci può anche stare. E mi hanno da... cos'è? Il Reichstag, non so nemmeno cosa sia, sono ignorante. Dove lo metto io sta roba? Facciamo che lo metto tipo qua sopra, sperando non sbilanci troppo. No, bellissimo, bellissimo, un po' difficile da raggiungere, ma abbiamo messo gli ascensori non a caso, Ci abbiamo le big idee tattiche. Guarda, lo rendiamo anche più bello, ci mettiamo un paio di alberi che rende tutto molto più naturel. Spettacolo. Ok, non ci resta che piazzare anche un bel grattacielino qua sopra. Lo vedo un po' tanto tanto instabile però, Ok. Wow, abbiamo gli UFO. Abbiamo gli UFO. Aspetta, 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 mi serve un pochettino più di torrette per difenderci. UFO proprio adesso no, magari, Mio Dio, mi stanno attaccando il... come cazzo si chiama Einstein? E anche un meteorite.
Perfetto, sta arrivando anche un meteorite. No, non mi fate cadere perlino, che la Merkel mi si incazza tantissimo. Mettiamoci un po'. Oh, madonna! Parato alla grande. E ovviamente adesso gli UFO vengono a vendicarsi. Porco cane. Ok, ok. Crisi evitata. Crisi evitata. No, non rompetemi le scatole, cittadini, eh. Scusa una cosa, ma se mettiamo una centrale solare direttamente qua sopra, non ci facciamo attaccare nulla e lui in teoria me la converte. Oh, va che bello. Ora possiamo costruire il Kaiser. E che? E dove la metto io sta roba? No, non sto scherzando, dove la metto? Forse qui mi ci sta, ma mi si capotta tutto. Allora, cerchiamo di compensare mettendo un po' di peso da sto lato. Forse, e sottolineo, forse ci sta. Sto per fare una pirlata immane. No. Ok, artistico, decisamente molto artistico. Andiamo a cercare di spingerlo un po' più in là. No, non era quello che volevo fare. Allora, uso la cara buona vecchia tattica del fai finta di niente, finché nessuno si lamenta, lascialo stare lì. E ovviamente arriva Godzilla a rompere la ciolla proprio dalle parti del nuovo monumento. Ma che gran fortuna pure io, una cosa incredibile. Se mi si incazza la Merkel, Godzilla, dai, vai via, su. No, ok. Come non fosse accaduto nulla, va tutto bene. Ok, se vai a far convertire questa, poi posso cavare la piattaforma sotto e in teoria con un più grande inganno della storia convertirla in un palazzo. Sono un genio. E ora mi ha dato l'ultimo edificio. Se riesco a piazzarlo avrò completato. Cos'è? Cos'è sta roba? Ok, e fu così che Delon Gamer fece fuori tutti i berlini. Ce l'ho fatta. No. Ok, si appoggia alla struttura. Abbiamo completato Berlino. Perfetto, così, guarda, sembra fatto apposta, si doveva solamente appoggiare. Grazie Germania, vi amo anch'io, votate per The Long Gamer come nuovo presidente. Buono, dai, direi che abbiamo rovinato la vita di abbastanza persone anche per oggi, mamma mia. Oh, però ridendo e scherzando abbiamo completato tutte le sfide, perciò non ci possiamo lamentare. Ehi, la Casa Bianca! Ok, non ho fatto troppi casini. Ma io direi che anche questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati a crescere e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!